Alla Roma le parole del giorno sono lacune e conflitto. Le lacune che Spalletti ha trovato in Totti e che lui, capitano giallorosso, deve cercare di cancellare, allenandosi di più e tenendo sempre i nervi saldi. E il conflitto, che sostiene il tecnico, fra i due deve esserci perché significa discussione, confronto e stimolo per migliorare se stessi e la squadra. Io ho soltanto detto, e come tutte le persone, ci sono un paio di cosettine dove si può migliorare anche lui. Che Spalletti in questi giorni potesse evitare appunti su Totti, strumentalizzabili e a suo avviso subito strumentalizzati, è scontato, ma è presente ben più importante, perché mercoledì la Roma, per la prima volta nella sua storia, ha la grande occasione di avvicinarsi ai quarti di Champions League, conquistando una dimensione europea che non ha mai avuto. E se sotto gli sguardi del mister del Lione, il pacioso Gérard Houllier, ha fallito, perdendo Empoli per demeriti e anche sfortuna, è chiaro che i rientri dei centrali Chivu e Mexès, con Panucci che tornerà terzino destro, e il rilancio di Taddei e Mancini dall'inizio, ieri c'erano Willemson e Tavano, ridaranno alla Roma assetto e automatismi di qualità e sicurezza, con l'obiettivo scontato nelle sfide a eliminazione diretta nell'Olimpico straesaurito di segnare due gol senza subirne. Vi potete sbilanciare come vi siete sbilanciati sulla situazione di Totti. Quindi Roma al massimo al 100%. Io personalmente ne sono convinto. Roma al massimo, stia tranquillo.